Le associazioni che cercano di aiutare i familiari fanno dunque il possibile, ma con pochi mezzi. E lo Stato non sta rispondendo in modo adeguato, dice il ministro della Salute Lorenzin. Tante le lettere disperate di familiari lasciati soli a combattere la malattia mentale. Fabio Chiuccone. La nostra famiglia è stritolata dal dolore, dal silenzio, dalla solitudine. Dopo l'Olocausto, la malattia mentale è la cosa più atroce che possa succedere ad un essere umano e alla sua famiglia. Mia sorella è ridotta alla stregua di un animale. Sono le frasi di alcune delle lettere che arrivano alle associazioni di familiari disperati, di ragazzi malati di mente. È un dramma nel dramma, e molte famiglie purtroppo non riescono a gestire queste persone, è difficile poterle gestire. Lo Stato non sta rispondendo in modo adeguato. Lo Stato, quando ha fatto quell'assistenza sanitaria, finisce l'assistenza sanitaria, finisce tutto, finisce. Qui parliamo di pazienti gravi che quando sono usciti dalla loro cura, diciamo, di acuto in ospedale, non hanno finito un percorso. Sono cronici che vanno continuati a curare in casa. È la voce dello Stato e delle associazioni sulla questione della malattia mentale, un problema che coinvolge migliaia di famiglie lasciate sole dopo il trattamento sanitario obbligatorio del paziente. Famiglie assistite da associazioni che spesso stentano ad andare avanti per mancanza di fondi, come l'ARAP, che vuole riformare l'assistenza psichiatrica, o la Solaris, che gestisce alloggi per disabili psichiatrici, ragazzi usciti dalle comunità terapeutiche con un certo grado di autonomia. Per esempio, hanno la pensione di reversibilità, si finanziano loro stessi. I ragazzi in questi alloggi a Roma si cucinano, hanno regole precise per la convivenza e degli impegni settimanali. In questa circoscrizione della capitale le cose sembrano funzionare, ma in Italia non è dappertutto. Un legame, un ponte tra l'ospedale e la famiglia, alla fine questi malati sono passati da essere carico degli ospedali a carico della famiglia. Dove vanno a finire queste persone? In mezzo alla strada. L'80% dei clochard sono disabili psichiatrici. Costruire delle strutture intermedie che permettano anche ai genitori di avere degli spazi nella propria vita quotidiana e poter gestire meglio questi pazienti, molto si può fare con l'assistenza domiciliare. E se tutti conoscono il problema, allora è il caso di mettere mano a progetti seri per non lasciare più sole le famiglie.